Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. Eccoci con il solito video riguardo gli ultimi messaggi e circolari IMSS. In questo video ci concentriamo sulla circolare numero 50 del 21 aprile 2022. Vediamo insieme tutti i dettagli in questo breve video. Prima di visionare il video, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. I vari titolari delle pensioni maturate in enti stranieri appartenenti al territorio dell'UE o della Svizzera potranno usufruire del cumulo dei contributi versati in altre gestioni. La titolarità del trattamento pensionistico che è stato maturato all'estero non preclude il diritto al cumulo, lo ha chiarito l'INPS nella nuova circolare numero 50 pubblicata in data 21 aprile 2022. Tutti i soggetti interessati dunque possono usufruire del cumulo dei contributi anche se sono già titolari di pensioni di gestioni non italiane. L'aver dunque ottenuto il diritto alla prestazione pensionistica presso enti stranieri non impedisce la possibilità di cumulare i periodi di contribuzione. Si precisa che la titolarità di un trattamento pensionistico a carico delle organizzazioni internazionali non preclude la facoltà del diritto al cumulo di esame, è stato spiegato. Bene, e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.